Marco Torcivia torna alla vittoria. Il mister, forse l'unico difetto, se lo vogliamo trovare, è quello di non aver chiuso prima la partita. Sì, l'unico difetto è stato quello, che potevamo chiudere prima la partita. Sul 2-0 abbiamo passato un po' il ritmo, però poi nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e si è vista la differenza. A te è mancato solo il gol oggi? Sì, oggi è mancato il gol, ho sbagliato anche il rigore dopo tanti anni, però ci siamo rifatti dalla brutta esperienza che abbiamo fatto ad Adrano. Ecco, infatti la sconfitta di Adrano subito cancellata, pronti a ripartire per le prossime gare. Sì, certo, dobbiamo fare subito una vittoria per riprenderci subito. Ora andiamo a Ragalbutto, che sarà una partita molto difficile. Cercheremo di fare l'impossibile e vincere anche questa. Ok. Marco Cappello torna a vincere il Mistral, fondamentale ripartire dopo Adrano. Era importante vincere oggi dopo la sconfitta di Adrano, ma l'abbiamo fatto. Certo, i miei ragazzi oggi siamo stati un pochettino troppo buoni sotto porta, perché secondo me il 5-1 è stato un pochettino stretto. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo avuto 3 pali, un tiro libero fallito, un rigore. Era importante avere i 3 punti, adesso testa la Ragalbutto. Ecco, infatti forse l'unico rammarico è quello di non averla chiusa prima, anche perché dopo il 3-0 subito ha segnato il Polisteno. Sì, diciamo che un po' l'avevo rimproverati perché prendevo troppo gol e quindi abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva, però oggi ci siamo dimenticati anche che dobbiamo fare gol, quindi sono contento a metà, però adesso testa la Ragalbutto. Piccola, so che agli allenatori non piace mai parlare dei singoli, faccio io una piccola eccezione: Ciccio Di Liberto oggi ha parato molto bene e anche trovato il gol. È stato tanto criticato perché ad Adrano si è sentito un po' colpevole della sconfitta, anche se non è stata per niente colpa sua, è stata una sconfitta del gruppo, della squadra, quindi oggi un po' voleva riscattarsi e ha fatto anche il gol, quindi oltre alla prestazione è stato determinante per la questione mentale, quindi sono contento per Di Liberto, però deve crescere un giovane ed è giusto che sbagli per crescere.